Ben ritrovati a questa terza puntata di questo, chiamiamolo, pencast o stilo post, non so come lo vogliamo chiamare. Oggi ci attireremo le critiche di tutti, tanto per cambiare, perché faremo il processo alla stilografica. Io vestirò i panni dell'avvocato difensore, mentre Riccardo, in versione Giordano Bruno col cappuccio, sarà l'accusatore. L'implacabile accusatore. E quindi ecco, iniziamo, diamo la parola all'accusa, no? Iniziamo così. Assolutamente, assolutamente. Allora, innanzitutto è bene sempre specificare, chi lo sa ormai, che il nostro, più che un processo, è un momento di mettere sotto la lente di ingrandimento talune, no, situazioni, anche un motivo per così per cianciare fra di noi. Però dopo tanti processi fatti alla Montblanc, fatti alle stilografiche cinesi, io ho pensato una cosa, Stilorso, ma qui processiamo direttamente la stilografica. E da qui mi è venuto in mente uno dei tuoi primi video che avevi fatto, che avevi dato tutta una serie di buoni motivi. Non sei stato il primo, non sei stato l'unico che sui canali YouTube italiani ha fatto questo. E anche all'estero l'hanno già fatto, tutti ottimi motivi. E quindi è venuto, e io poi lì in quel video è stata anche l'occasione per conoscerci, abbiamo fatto amicizia, ma io credo che sia venuto il momento per, come ti posso dire, per dare il massimo o il peggio a seconda della situazione su questi motivi veri, reali. Allora io ti faccio una serie di domande. No, poi tu dimmi tu. Allora, partiamo avevo preparato tutta una serie di cose, io chiaramente non mi ricordo più un accidente, però tu iniziavi a dire, per esempio, che la stilografica effettivamente non è un processo a stilorso, sia ben inteso, ci mancherebbe, anche perché poi onestamente vedrai che le mie impressioni sono quelle di dire la stilografica cos'è. Conosciamola meglio, perché se conosciamo i difetti della stilografica, forse probabilmente incominciamo anche ad amarla. Però questi difetti ci sono. Ci sono, Stilorso, dei difetti nella stilografica rispetto ad altri strumenti di scrittura che non sono solo le Bic, Franz, sono anche altre, le pennagelle, i roll e tanti, tanti altri che ancora non conosciamo. Allora, secondo te, guarda, un processo sì, ma sono un pubblico ministero onesto, quindi è giusto che tu parli e che la difenda a spada tratta, ma ci sono dei difetti nelle stilografiche? Sì, naturalmente ci sono, come tutti gli strumenti di scrittura, hanno dei pro e dei contro. Il principale, secondo me, contro è il fatto che non scrive su tutti i tipi di carta, su tutti i supporti. Questo è, secondo me, il principale, perché se dobbiamo scrivere su carta minimamente plastificata, quale può essere una carta di un'etichetta oppure ecco, questo non va bene. Ci vuole un inchiostro più oleoso che faccia presa anche su carte più lucide. Così come è un difetto, sebbene nel tempo insomma abbiano provato a risolverlo, il fatto di non poter scrivere su carta copiativa, ma è anche vero che ultimamente la carta copiativa si usa molto poco rispetto al passato e quindi è un Allora, difetto minore. bisogna dire la verità, esistevano un tempo dei pennini molto rigidi fatti apposta per ricalcare, quindi in teoria esistevano, però chiaro che poi dovevi usare quel tipo di pennino in ufficio, magari dove ne scrivevi tante, la stilografica così c'era solo quella, è chiaro. Poi logicamente col subentrare delle penne si è andato, no? Non c'è stata più questa esigenza, non c'era bisogno di utilizzare una stilografica con un pennino molto rigido, studiato appositamente per questo. Però non è la carta copiativa, ci sono anche il problema del, diciamo, io mi batto molto sul fondamentalismo.
Cioè, ci sono i fondamentalisti che dicono no, i biristi, perché li chiamano così, no, devono essere fucilati. Però poi rischiamo di fucilare noi stessi, perché noi stessi poi andiamo alla posta, ci troviamo comunque a confronto con queste bicche, e lì bicche e poi birò, no? Spiegala tu la differenza tra chi è morto di fame e ha scoperto sta benedetta bicche e chi è la biro E e chi praticamente ha realizzato i l'inventore, soldi. Biro, poi è morto di fame. Ok. Beh, praticamente Biro è morto di fame, o quasi, in realtà non proprio morto di fame, ma insomma non ha certo goduto della fortuna dovuta alla sua invenzione, ecco, insomma. Mentre invece questo conte Bic si è arricchito e ha fondato questa multinazionale che è ancora adesso in piedi, che poi nel tempo aveva anche fagocitato delle case di stilografiche, poi le ha rivendute come Schaeffer l'aveva comprata, poi l'ha rivenduta. Però insomma, lui ha fatto fortuna e invece Biro l'inventore no. Ma l'invenzione in sé era, per carità, geniale, perché c'è poco da dire, ha rivoluzionato la storia della scrittura. L'ha resa indubbiamente più pratica. Perché più pratica? Perché all'epoca le penne stilografiche, sebbene le penne stilografiche vintage siano meravigliose per tanti aspetti, quale la flessibilità, eccetera, eccetera, però indubbiamente rispetto alle penne attuali sporcavano un po' di più, visto è vero. E qui Perché andiamo a toccare allora un altro punto. cioè erano un po' meno fatte per essere portatili rispetto che adesso. Adesso, bene o male, c'è stata, se vogliamo, una standardizzazione di tutti i prodotti, che questo d'altronde è anche un male, se vogliamo, perché ne abbiamo parlato tante volte, c'è Giovo dappertutto, c'è Bock dappertutto, però è anche vero che questa standardizzazione ha portato delle cose positive, cioè ormai raramente una penna stilografica, quando noi andiamo a levare il cappuccio, ci troviamo la sezione sporca di inchiostro. Può capitare, ma solo se l'abbiamo sballottata molto, magari portandola in giro, altrimenti è molto, molto meno frequente trovarla sporca. Ecco, insomma, ci sono molto meno perdite di inchiostro. Questo grazie soprattutto al caricamento a cartuccia, molto più pratico rispetto magari ad altri caricamenti, dove effettivamente tipo il caricamento a contagocce è un caricamento sicuramente bellissimo, ma porta delle controindicazioni come il gocciolamento. Poi adesso ci sono i contagocce con la valvola di sicurezza, quindi questo non accade, però insomma, sicuramente a metà anni 40, fine anni 40, quando è stata introdotta su larga scala la penna Biro, ha portato una rivoluzione. Tanto è vero che chi produce stilografiche deve puntare la sua attenzione su quelli che sono i punti forti della stilografica, cioè la possibilità di usare un'infinita varietà di inchiostri, per E esempio. qui però ti voglio interrompere perché giustamente tu fai il lavoro dell'avvocato difensore e lo fai bene sicuramente. Però allora, a parte ti devo dire due cose. Sto fatto che chi scrive con le stilografiche deve accettare di avere sempre le mani sporche. Poi nel video tu le diamo. A parte il Covid che ha ridotto lo stringersi la mano, ma vedere ste mani sempre macchiate, rivendicarle come una bandiera e dice queste mani sporche, ma non è che sta a fare il meccanico, cioè sta a fare il notaio, stai a fare queste cose, se stilografiche che cedono sempre nei momenti meno opportuni, stai a fare una bella schifo, sac, a me alla posta, andare alla posta, ho aperto la mia, volevo fare bella figura, lo sbrufone, il go, pum, è partita una cosa di rosso, ghiosso, sporcato tutto, è una rapina, si è tagliate le vene, chi pulisce, ah signora, no, non la porto più, dico me. Però tu giustamente dici, Riccardo, gli inchiostri delle stilografiche puoi usare inchiostri differenti, però io ti posso dire, e qui apro, ecco, vedi, questa è una stilografica, no? È una stilografica, un online, me l'ha regalata un amico, un caro amico,
Ma ci sa tutto, usa cartucce, no? Usa cartucce, in questo caso addirittura un converter. Però onestamente io lo sfilo con la stessa e diventa una sferografica che usa un converter. Se usa un converter, usa anche le cartucce, come vedi, non è più una stilografica, è una sferografica, è un roller a tutti gli effetti. Posso usarla con tutti i tipi di inchiostro. E non ho più problemi, sgocciolamento, mani sporche, cose. Che mi rispondi, Franz? Allora, Cioè, i roller innanzitutto, esistono, non è che non esistono, insomma, quindi. beh, allora, innanzitutto questa è una cosa che hanno poche biro hanno questa possibilità, Ma poche penne perché? hanno questa Perché non c'è possibilità, perché richiesta. Solo per quello, alla fine sono chiaramente. degli ibridi che non sono né carne né pesce. E quindi, Hai ragione, però perché? in realtà chi è che impedisce una sperimentazione? Siamo poi noi stessi, collezionisti di stilografiche. Non ci possiamo lamentare che poi l'Aurora, la Montblanc, la Pelica, c'è sempre gli stessi modelli, nessun tipo di sperimentazione. È chiaro, noi chiediamo solo quel tipo di caricamento, sempre gli stessi. Franz, chi è il vero nemico della stilografica oggi? È la biro, è la pennacella, il roller o il PC, il computer? Adesso io i miei romanzi, i miei racconti, con cosa li scrivo? Con la stilografica oppure con il PC? Infatti, facciamocela sta domanda e ci accorgeremo che il vero nemico non è la Bic, non è la Bic il nemico della stilografica. Sono sorelle, si vogliono bene queste due. Sicuramente è il PC. E non possiamo processare un PC che, tra parentesi, in questo momento ci permette di dialogare, di fare. Allora. Ma allora, non è questione di nemico o nemico. Ovviamente non si può andare contro il corso degli eventi. È ovvio che scrivere al computer ti dà dei vantaggi superiori a quelli che erano con scrivere con la macchina da scrivere prima e superiori a quelli che erano ancora prima a scrivere a mano. Poi tu magari sei un romantico, scrivi ancora a mano e poi batti tutto sul computer. Potresti fare anche così, non è che una cosa esclude l'altra, eh. Potresti anche prenderti un tuo bel bullet journal da Tiger come questo, ti scrivi tutto il tuo romanzo di getto, così con un bel pennino morbido che segue i tuoi pensieri, e poi fai un lavoro di revisione al computer più freddo, più calcolato, dove vai a battere a macchina tutto. Tu lo sai che Ci ormai sono in effetti con degli scrittori che non l'intelligenza riescono. artificiale, Franz, i libri, i romanzi, i racconti, voglio dire, basta scrivere due cose e te lo scrivono loro un altro po'. Al di là dell'ironia e di tutto quello, sicuramente vogliamo parlare anche del costo di una stilografica rispetto a una penna gel, per esempio. E ti viene da ridere perché. Ma no, ma siamo lì. Allora, se vuoi una buona penna gel, la devi pagare comunque 4 euro, 3,50 euro, 4 euro. Non è che la Non paghi, so, quelle da un. guarda, sono tutte penne gel. Sì. Mi attacco a questo perché oltre al costo che tu hai detto giusto, le migliori di queste, ma stiamo parlando del top level, 4-5 euro. Usa e getta, alcune sferografiche non le devi manco gettare, ti resteranno tutta una vita. Ma al di là di No, questo, no, perché la punta non dura tutta, una punta vabbè, non si può dura tutta una cambiare, vita. la punta della sferografica si può cambiare, come i pennini, non sono immortali, e Beh, poi quasi. ma restano traccia del possessore, con pregi e difetti della sua scrittura. Ma vogliamo parlare qui, t'aiuto, del tratto della Il stilografica. tratto lì è unico. Lì c'è un tratto unico. Ci puoi avere uno 0,5, uno 0,3, però non avrai mai un pennino Dimmi invece la tagliato. stilografica cosa riesce a fare. Con la stilografica riesci a fare tutto, riesci a fare da un pennino extra extra fine come un capello, come un rapidograph, però non così duro,
e non solo per disegnare, ad arrivare a spessori fino a 1,5, 2, 2,5, puoi sbizzarrirti, quindi diventano anche uno strumento artistico. Sì, so che c'è su YouTube chi fa dei disegni bellissimi anche con le bic, ok, però rimane sempre un inchiostro più secco, c'è poco da fare. Con le roller no, le roller no, c'hanno un inchiostro un pochino più vivo, ma rimane sempre, ad esempio, quelle che hai tu, le gel, c'hanno sempre un inchiostro un po' più viscoso, che oltretutto fa i grumi, come la bic che fa i grumi. Poi vogliamo parlare delle false partenze? Le bic ne fanno molte di più delle stilografiche. E poi, come dicevo, a livello di costo, con 5 euro ti compri una Preppy, scrive meglio di tutte quelle lì messe assieme. Allora, bisogna sfatare anche questi miti, devo fare il pubblico ministero, ma e dirti che io seguo tutti i video di Filippo di Scrittura e dintorni e mi seguo pure quelli del maestro Ernesto Casciato, che per fortuna mia e loro io seguo con molta attenzione, quindi me li vado a rivedere. Ah, Filippo di Scrittura dintorni mi ha fatto vedere tutte queste penne che non sono stilografiche, ognuna ha un tratto differente, allora, ognuna ha un tratto super fine. La scorrevolezza di queste penne sono veramente qualcosa di eccezionale. Dice, vabbè, ma sono gli stessi marchi che producono le penne stilografiche. Ti faccio un esempio, almeno il 50% di queste penne sono penne Pilot, dal tratto super fine. Ce ne sono alcune di una scorrevolezza che io quando le ho provate, ma queste scorrono più di alcune stilografiche che io chiamo burrose. Allora, vabbè, ma ci si può fare come calligrafia, cosa che io non faccio perché sono per una scrittura veloce. Ebbene, il maestro Casciato mi ha fatto vedere in alcuni suoi video che con alcune penne si fa de non della calligrafia, ma della super calligrafia. Allora, anche lì io ti posso dire, non è questo il motivo per cui mi spinge a scrivere con una Obiezione. Obiezione. Il maestro Casciato fa calligrafia con qualsiasi cosa gli dà in mano, quindi questo non... vero, vero. cioè, gli diamo anche questo righello, lui si inventa No, qualcosa e lo fa l'ho visto scrivere. fare Cioè, con la forchetta con addirittura, la ma forchetta, quindi non, cioè, non vale perché non lui vale, certo. cioè, fa scrivere bene qualsiasi cosa, quindi è ovvio che lui ci riesca con una penna. Cioè, questo è il Certo. minimo quando si riesce con una penna. Sì, le conosco, le Pilot Usa e Getta, Nuno Usa e Getta, le famose V7, le famose V5, sono ottime, c'è poco da dire. Ti dirò anche che da noi in Italia si vendono molto quelle Usa e Getta, mentre all'estero, soprattutto credo in Giappone, per gli uffici pubblici sono vietate quelle non ricaricabili, tanto è vero che in Italia da qualche tempo anche la famosa V5 la mettono in commercio con le cartucce ricaricabili, proprio per questo motivo qua. C'è che la punta di questi roller si deteriora molto prima rispetto a un pennino con la punta in iridio, molto prima. Cioè non è che si deteriora, poi alla lunga se lo uso, te lo dico perché ci ho scritto paginate con questi... con questi strumenti di scrittura, il tratto si va un po' a allargare, ma è normale perché non hanno la punta di iridio, sono un'unica, insomma, non c'è la punta, la È pallina anche di vero iridio. che ora che ci arrivi, praticamente è Sì. finita l'inchiostro, la butti e te ne compri un'altra, insomma, a Sì, poi 3 euro comunque, si può vabbè, fare, insomma, ti è le durata un plastiche sono... anno, va bene, insomma, ci sta. E poi, ecco, hanno una tendenza a seccarsi abbastanza. Secondo me più accentuata rispetto alle stilografiche. Io, per Beh, lì esempio, ho una. dipende sempre, ho scoperto un mondo, a livello di penne ho scoperto un mondo, perché c'è veramente tanto, non immaginavo che ci fosse così veramente un panorama ampio di offerte, tratti, inchiostri, cose particolari, colori, manipolazioni. Ma adesso è arrivata l'ora di sparare i miei siluri, le mie bombe e farti delle domande specifiche. Allora, la stilografica scrive dentro l'acqua? Vedi, cioè, che mi sai di che è? No, hai ragione. Dentro l'olio?
Ma quando mai vai a No, scrivere dentro vabbè, l'olio? Cioè, vabbè, vabbè. fai la Senti, frittura, facci la frittura qual dentro è la tua l'olio. penna stilografica preferita? Ma Lo non lo so che ti so, sto ma... facendo una domanda veramente, perché poi tu la sfrutterò per fare un processo alla tua stilografica, qualunque esso sia. Però dimmi una, dai, una che ti ricordi, una che ti è piaciuto tanto in questo periodo. Ma io ho comunque una penna che mi piace sempre, anche a distanza di tempo, è sempre la Pilot Cutlass. Ok, Tu dirai, oh, senti, adesso costano quella. no, tra parentesi, non a caso, guarda. Ma a parte questo, dietro di noi c'è un caminetto, lo vedi? Senti, tu ce la metti la tua lì vicino, non sul fuoco, ma lì vicino a qualche una ventina. Stai vicino a una fornace, la tua Ma... stilografica Omas in celluloide, ce la metti lì vicino? No, immagino. no, allora, Senti, tanto... mi spieghi come mai questa penna va sulla luna, scrive sott'acqua, scrive dentro l'olio? Senti, ma le nostre stilografiche preferite, quelle più belle, Scrause, quelle che costano 1.800 euro, 26.000 euro. Senti, ci puoi scrivere così, in verticale, sul muro, così? Ma Rispondi, no, stai, ho messo, ti vedo in difficoltà un po'. Allora, la sono risposta te la cose, do io. È ma è come sempre no, dire, no, cioè dire, no, tu se vai no. sulla Luna ci scrivi con la stilografica, ma è ovvio che no, però sono cose. E come mai questa penna, invece, sì? Ma perché quella è stata una penna progettata appositamente per quello, per scrivere, perché era cartuccia pressurizzata. E quindi scrive a testa in giù, scrive sull'asfalto, scrive dove vuoi. Però voglio dire, la Toglimi una stilografica non la uso curiosità, neanche. ma se inventassero una stilografica così, no? A quanto la dovrebbero vendere? Ma non lo so, ma allora tu potresti dire, ma allora tu con la tua stilografica ci vai a scrivere sui muri, ma no che non ci vado a scrivere sui muri. Se voglio fare un graffito uso la bomboletta, cioè non è che... Sul CD ci puoi scrivere con la stilografica? Ma voglio dire, ma è ovvio che, ma è ovvio, ma allora scusa, tu con la tua Fisher Space Pen ci puoi scrivere su un muro il tuo graffito, su un cartello dall'autostrada ci puoi andare a scrivere, no? Cioè, su un cartello dall'autostrada ci devi andare a scrivere per forza con un pennarello, però... Allora, è una penna, come vedi, così piccola che può andare. Questa l'hanno portata sulla Luna, non questo modello che c'ho io, non questa tipologia, no? Però tutte queste cose che abbiamo detto le fa. Allora io ti dico, Franz, qui possiamo anche andare, come si dice, al dibattimento finale, no? Il motivo per cui io scrivo con una stilografica è per il suo fascino. È come se io stessi guidando un'auto d'epoca. Lo so che la mia auto d'epoca non può andare a 160 all'ora perché non me lo permette, mi consumo a botto, ci pago delle cose incredibili, brucia più olio che benzina. Forse neanche a Roma, all'interno di Roma, me la fanno più circolare perché adesso è Euro 6, non c'ha manco Euro 0. Ma al di là di tutto questo c'è un fascino eccezionale. Il cambio non sarà automatico, non sarà quello. Però è vero che quando uno cammina con un'auto d'epoca in qualunque città d'Italia, del mondo, la gente si gira e te la guarda, no? E te ti dà una soddisfazione non solo che te la guardano, ma anche guidarla ti dà un'emozione. Ecco, è la stessa emozione che ci può dare una penna stilografica. Quando ci scrivo, sei concorde su questo? Sì, allora, secondo me il discorso non è tanto quello dell'ostentazione, di tirarla fuori No, in assolutamente. pasticceria, cioè non è tanto quello. No. Il discorso è proprio sul piacere di scrittura, secondo me, che è superiore rispetto ad altre penne. Non che le roller scrivano male, non che le gel non diano questo, però secondo me è un piacere di scrittura inferiore, perché alcune stilografiche, molte stilografiche, danno un piacere di scrittura differente, perché basta la minima pressione perché l'inchiostro venga rilasciato sul foglio e affaticano molto meno la mano. Certo, vanno un pochino, come dire,
preparate a essere utilizzate. Bisogna un Franz, po'. una stilografica del peso di 52 grammi. Ma 52 grammi è un oggetto contundente. Tutte le Faber Castell Emotion, una volta caricate, converte 52 grammi. Cioè, siamo anche, guarda, posso scendere a 48, a 40 grammi, ma secondo te la mano, come te la senti? Una penna di sostanza. Eppure ci scriviamo serenamente, tranquillamente. Certo, non ti vado a prendere appunti, non è che ci sto 3 ore e mezzo a scrivere con una penna del genere. Togli il cappuccio, metti il cappuccio. Adesso abbiamo per fortuna adesso queste capless, no? Che si possono scrivere, sono stilografiche, che ci permettono. Però Vedi, c'è una stilografica per ogni esigenza. Devi prendere un appunto veloce, la capless è perfetta. Devi scrivere decine e decine di pagine del tuo nuovo libro? Ti prendi una penna in plastica bella leggera e scrivi, non te ne accorgi neanche, te ne accorgi solo quando finisce l'inchiostro dopo tante, tante pagine, no? Ti e prendi una lì bella diventa un pellicana. problema, perché poi quanti di noi sono in grado di ricaricarla senza sporcarsi le mani, una goccia, e fare un travaso? Tu mi dici, vabbè, tu sti l'orso, so che sei bravissimo. Cartuccia. Cartuccia. Metti la cartuccia se proprio non ti vuoi sporcare le mani perché dici, sai, io devo avere delle belle mani perché non lo so, faccio il pianista oppure, sai, c'ho un ruolo pubblico dove devo avere sempre le mani immacolate. Metto la mia cartuccina, non mi sporco, prendo la mia Lamy Safari, mi compro le cartuccine, non le ricarico neanche, no? Sono un signore, mi vado a comprare le cartucce in cartoleria, no? Della Pelican che le trovi dappertutto, si trovano dappertutto ovunque. E non ti sporchi mai le mani perché metti la cartuccetta, la estrai. Poi, se vogliamo vedere dal lato economico, se ti compri un litro di Pelican 4001, costa 20 euro e ci puoi scrivere fino alla fine dei tuoi giorni perché penso che non lo finirai mai. Un litro di Pelican, no, si può finire. Se scrivi molto, si può finire. Sto scherzando, però insomma, c'è sia la praticità. Se vogliamo che invece se uno voglia un po' più di risparmiare, si deve ingegnare. Questo è sempre così, ma su tutto, non solo sulle stilografiche. Perché ovviamente la scelta più veloce è quella più costosa, ma sempre. Va bene, io credo che come al solito poi il giudizio finale lo devono dare i videoascoltatori, chi segue il canale, chi ha le sue idee. Immagino anche che in un circolo, diciamo, stilografico, in un canale stilografico, mi auguro perlomeno che difendano a spada tratta la stilografica e che ognuno dica la sua. Poi, giustamente, per onestà, voglio dire, bisogna riconoscere i limiti delle stilografiche per poterle poi apprezzare ancora di più. Immagino questo, insomma. Poi Ma certo. staremo a vedere. Hai Staremo a dato come vedere. al solito il massimo, hai dato come al solito il massimo, e mi auguro che sia ben compreso anche lo spirito, tra virgolette, ironico e anche provocatorio quando uso certi termini, quando faccio certe provocazioni, insomma. Che Ma certo, io mi dire? da parte mi aspetto un plebiscito nei commenti a mio favore, ovviamente. Una cosa bulgara mi aspetto, mi avverto. Beh, sai, se stavamo in un Massacratelo, canale quindi. di penne, ti avrei detto c'hai poche speranze. In un canale stilografico, io questo mi aspetto, cioè i commenti a questo video devono essere tutti, diciamo, a favore delle stilografiche, contro le penne. E questo, secondo me, è il dilemma. Io sono a favore delle stilografiche, non ho nulla contro anche gli altri strumenti di scrittura, matite, penne, gel e quant'altro. Perfino i compassi, i chiodi, qualunque esso siano, per me vanno bene. Non sono, secondo me, mai spirito di contraddizione. Ecco, solo questo. No, beh, ma su questo mi sento di concordare. Su questo mi sento di concordare pienamente, nel senso, le matite sono strumenti di scrittura meravigliosi che non possono essere sostituiti da nessuna penna, secondo me, perché hanno una loro personalità particolare. E analogamente, in alcune circostanze, bisogna usare. Io me la porto sempre dietro una Carandash 849 Biro,
Perché in alcune circostanze c'è poco da fare, serve. Se vado in posta, non mi va di tirar fuori la stilografica, di fare quello eccentrico che scrive sul bollettino della raccomandata con la stilografica che poi non passa di sotto. Cioè, è ovvio che le cose non sono così in contrasto uno contro l'altro. Però, insomma, quando vogliamo scrivere tanto. Insomma, prendiamoci una bella stilografica che non serve svenarsi perché mi raccomando, non è che dobbiamo spendere 1000 euro, 500, no, C'è ne anche bastano questa che è una 5. Carandash, un paio di euro, veramente, quella che io porto in giro, perché è quella che costa meno di tutte. Chiaramente, Però non è ricaricabile. questa è un'usa e getta, questa è un'usa e getta, assolutamente. Il refill non lo cambi. Però ecologica, che è fatta in un materiale particolare, loro dicono, insomma, così, sai, con quel tipo di mistura. Però, vabbè, a tutto fa brodo. Va bene, possiamo concludere, abbiamo detto Sì, tutto. concludiamo. Spero che il video vi sia piaciuto. Siamo aperti a ogni riflessione nei commenti. Fateci sapere cosa ne pensate. Dateci anche degli spunti per i prossimi video, che noi abbiamo orecchie per intendere, come si suol dire. E niente, un abbraccio e alla prossima da Stilorso. Alla prossima. Ci vediamo.